Abbiamo Carpiano, abbiamo Bologna, abbiamo Roma. Noi chiediamo niente, chiediamo solo il contratto collettivo nazionale dal lavoro per le persone qua. E siamo qua per i bambini, per le famiglie che pagano l'affitto, che hanno problemi economicamente, e questi gente qua ancora cominciano a minacciare, a sfruttare. Quando fanno la gara d'appalto chiamano il patrocino a abbassare il prezzo e va a chiamare gli altri autisti che da 800, 900 euro, senza contratto, senza assicurazione, magari non so cosa fa questo patroncino, e dà magari a un mese al direttore qua del DSDA 2000 euro. Io le mando il segnale che devi capire. Devi capire che non dobbiamo, che devi sistemare le cose oggi. Se non sistemi le cose oggi, io ti blocco Bologna, Roma e Milano. E da 10 mesi che sono qua, non ho mai avuto un contratto, né una busta paga. Facciamo dei 10 ore ai 14 ore al giorno. Io stipendio sempre in ritardo, dopo 2 o 3 mesi. E in giro con il furgone senza assicurazione da 6 mesi, che è scaduta, e di gomme lisci, e devi correre a manetta, superare i limiti di velocità per fare dei consegni in più. Quando mi porti indietro con i consegni si lamentano. Punto. Tu dimmi, come fa a stare dentro col nuovo patrocinio che ha passato il prezzo a mandare via ancora l'operaio? Vuol dire o roba, o fa le fatture false, o non paga le tasse, o frega lo Stato. Ma non siamo alla Repubblica dei Banani, siamo qua in Italia, che lo Stato deve andare avanti. Questo qua non paga le tasse, devi pagare le tasse, basta, e non devi mandare via l'operaio. Così si sveglia dal mattino, manda via le persone. Ma che cazzo sei?